Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo inverno è stato un inverno molto lungo, per fortuna siamo arrivati però alla fine, fra poco si ricomincia l'attività in pista. Avrei voluto farvi vedere già prima la livrea della mia nuova moto, ma come potete vedere da queste immagini, la moto è stata ricoverata in terapia intensiva fino a pochi giorni fa, era attaccata all'ossigeno e solo grazie alle cure di un meccanico che mi segue, la moto è riuscita, diciamo, a uscire dalla terapia intensiva. Adesso si sente meglio ed è pronta quindi per questa presentazione del team. Meccanico che vorrei anche ringraziare, lui vuole rimanere anonimo, infatti lui è il cavaliere oscuro dei pistoni della Valdenza, lui è quello che vuole mantenere una privacy e quindi non vuole che il suo nome venga pubblicato e quindi noi ci teniamo alla sua privacy e quindi lo ringrazio in maniera anonima. Avrei poi voluto portare contenuti, diciamo, in pista o comunque di giornate di prove libere, ma purtroppo tutto il team Gas del Fornello, proprio perché come sempre è alla canna del gas del fornello, non è riuscito a andare in pista e quindi di fatto tutto il team è circa 4 mesi, 5 forse, che non guida una moto. Quindi il primo shakedown della stagione sarà problematico perché ci sarà da togliere tanta, tanta, tanta ruggine, non avendo girato né in Spagna né in alcun tipo di circuito per tanti mesi. Oltre a questo, avrei voluto fare anche un video tecnico sul tiro catena della moto, ma era un video che quando ho cominciato a pensarlo era veramente molto molto complicato. Mi sono accorto che durante la pianificazione del video effettivamente ci si sarebbe persi in un turbinio di equazioni e quindi sarebbe diventato un video, insomma, molto noioso. Quindi siamo arrivati alla presentazione del team Gas del Fornello, anche se purtroppo non tutto, perché il buon Rango ha ancora la moto non in terapia intensiva come la mia, però comunque è ancora all'ospedale, e quindi solo io e Dani saremo pronti a presentare le nuove livree del 2024. E quindi ragazzi, ciancio alle bande e andiamo a presentare i nuovi ferri per la stagione 2024. Presentate, e ora Alex, cosa ci dici della tua nuova moto? Nuova moto, e abbiamo cambiato il look della moto perché dopo la gara di Misano che mi ha fatto vincere, mi sembrava giusto e doveroso renderle omaggio. Quindi gli abbiamo cambiato il vestito, come dice il meccanico anonimo. E quindi dai, questa livrea qua sembra è parecchio figa, è molto molto bella. Sicuramente Baldis sarà più bella della tua. Adesso non esageriamo. La mia sarà un po' griffata, sarà Sì, una qualche esatto. qualche graffia, ma in fin dei conti è quello sarà il bello di quella moto. Esatto. Quindi questa moto qua è la stessa moto dell'anno scorso, cambiato Sì. soltanto il look. Sì, è tutto uguale, però abbiamo dato così una ricolorata alla carena. Castro poi era una bella grafica, solo che poi Cecchinello ha deciso di farlo uguale alla mia e non mi ha detto niente. Cioè, io l'avevo già fatta, solo che dovevo ancora finire di montarla. Poi lui ha fatto la presentazione e Zarco c'è la stessa moto. Cioè, simile, ecco. Quindi Che ti copiano. sì, chiederemo assolutamente. Partiremo con una causa legale. Vedo che qua non hai ancora attaccato il numero. Che numero avrai l'anno prossimo? Quest'anno poi. Quest'anno avrò il numero 8 perché il 92 non me l'ha mica fatto prendere ancora, però sì, deve ancora arrivare il numero, l'ho preso dall'Inghilterra e quindi le spedizioni sono lunghe. Anche quest'anno correremo col numero 8 e non con il 92 come speravo, ma diciamo che i numeri che sono stati scelti l'anno scorso rimangono poi quelli, cioè se un iscritto l'anno scorso aveva il numero 92 e ce l'aveva qualcuno, poi quest'anno ha il diritto di prelazione, quindi il numero rimane lo stesso. E quindi io il 92 non ce l'ho e quindi corriamo ancora col numero 8. Alex, gli obiettivi per il 2024, che avevi già sbilanciato, però Non mi ero sì, a fine 2023 ti eri già sbilanciato, avevi già detto qualcosa, puntavi molto in alto. Ma no, invece penso che cercheremo di divertirci e basta. E di sorridere sotto il casco, ecco. Beh, questa tua ritrovata umiltà ti fa sembrare anche più È simpatico. vero, è vero, esatto. Vabbè, adesso andremo a sentire da Dani che cosa
quali sono le sue aspirazioni? Secondo te cosa dirà? Lui quest'anno ha cambiato anche moto, quindi gli toccherà fare bene per forza. Nani, allora qui è la tua nuova moto, che però per te è nuova moto, perché tu l'anno scorso correvi con il Kawasaki, quest'anno esatto. Correrai con la Honda. Sì, perché a un certo punto dell'anno il Kawasaki non ce l'ho più avuto. Così è scomparso. È stato lanciato nel circuito di Cremona, alla curva numero 9. Mi sembra di ricordarla questa cosa. Okay. Beh, ma infatti la ritroveremo questa moto quest'anno. Non l'avrai tu. Tu avrai l'Honda, sei passato sull'Honda, che infatti manterrà il numero 69 come l'anno scorso. La livrea è molto bella. A cosa aspiri quest'anno? Allora, come al solito, a umiliare il rango. E se il rango non ci sarà, niente, poi cerco di eguagliare il risultato dell'anno scorso. Farò da scudiero al mio amico. Effettivamente Rango ci ha detto poco fa che dietro le quinte, che forse c'è anche delle serie di difficoltà a partecipare. Bah. Vedremo, secondo me ci sarà. Niente ragazzi, quindi presentazione del team finita, ma come vi dicevo purtroppo all'appello del team Gas del Fornello, che fa anche rima, manca il buon Rango, che fa da conduttore dello show di stasera, ma purtroppo non aveva la moto pronta ancora, quindi niente, ne ha trovata una qua in palestra, andiamo a vedere che moto ha trovato e insomma intervistiamolo anche lui sugli obiettivi della stagione 2024. Abbiamo visto la tua moto che è insomma ancora in fase, le carene non sono ancora ultimate. Cosa ci racconti di questa nuova livrea che hai trovato qua, di questa moto che hai trovato qua in palestra? No, questa me l'hanno prestata, perché quando la roba viene prestata è un casino, perché normalmente si finisce per terra. Esatto, quindi... Come è successo appunto con la moto di Dani, che adesso mi è toccato comprarla. E quest'anno correrò col Kawasaki. Alex mi mette in difficoltà. Kawasaki, quindi Kawasaki passi la categoria 1000 finalmente, abbiamo... Finalmente, perché questi miei compagni di squadra insistono perché io andassi nella stessa categoria. Sì. E diciamo che finalmente adesso non avrai più scuse e non potrai più fare i sotterfugi con le moto di cilindrata minore, adesso purtroppo fai parte. Sotterfugi della a col. Adesso ormai fai parte della masterclass, quindi insomma. Quindi adesso se arriverò dietro non avrò più scuse. Esatto. Però insomma devo dire che gestire il 1000 è tutt'altro che semplice, è un altro modo di andare e bisogna stare un pochettino più attenti, vado guidato in maniera diversa. Quest'anno dovrò imparare a guidarlo, quindi è anche in forse la mia partecipazione al campionato, perché... Ah sì, stai bluffando. Ah, sto bluffando. Beh, insomma, buttarsi in gara con una moto così, non lo so se sia proprio da... Tanto lei con la moto lì è una bestia, ma anche tu, insomma, non è che sei poi magrino, quindi... Comunque, insomma, visto che correrai e stai palesemente bluffando, raccontaci gli obiettivi... di questa stagione, insomma, correrai nella... Beh, l'obiettivo principale è tanto prendere la licenza, perché non so se me la passeranno quest'anno la licenza, quindi... Come mai, raccontaci quali sono le problematiche? Ecco. Le problematiche magari è che quest'anno c'è da fare la visita neurologica e forse... No, ve lo spiego io, e praticamente non avendo il cervello ho paura di che, insomma, che l'esame sia... Cioè, che il neurologo ha paura di non trovare nulla proprio... E quindi dopo li mancazzi, cioè tu sai già che quell'esame... Appunto, è... quindi vedi che lo sai anche tu. Quindi quello è il primo step da superare. Okay. Poi ci sarà la visita sportiva, forse non avrò fiato a livello dell'anno scorso e quindi... Perché ti sei mangiato un po' troppi tortelli. Mi hanno costretto a mangiare un sacco di roba. Esatto. Tu hai cercato in tutti i modi di evitare, ma... Sì, infatti che la gente costringe a mangiare, quindi... Sì, sì. E quindi, insomma, alla fine... Quindi, il risultato, insomma, finale del campionato che a cui vorresti ambire? Ma innanzitutto io mi accontenterei di arrivare in una gara quinto. In una gara quinto. E in campionato, in classifica finale di campionato, top quanto? Non importa. Beh, perché se fai un quinto posto cosa vuoi ambire? Vabbè, niente. Cioè che poi dopo sarebbe tanta roba arrivare quinto. Rango, allora, ti ringraziamo per, diciamo, la tua nuova livrea, per averci fatto vedere, almeno i colori della nuova tuta ci sono, ecco. Che sono quelli dell'anno scorso, esatto. Hanno qualche graffio in più. E la prima uscita poi a Vallelunga, vedremo anche poi finalmente anche il tuo ninja in azione, perché
questa moto qua che ti hanno portato in palestra, insomma, non è un granché, ecco. Ma che sei tu che sottovaluti le situazioni. Esatto. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e poi dopo sentite i consigli di Alex. Esatto, così sì che potete vantarvi con i vostri amici di non conoscerlo. Ma puoi tornare a fare il conduttore o vuoi fare la chiusura del video con me? Beh, chiudiamolo insieme questo video. Rango, chiudiamo il video dando appuntamento a il primo weekend di test a Vallelunga. Il 24 febbraio, e tanto questo video qua non lo vedrete prima del... E invece magari sì. Quindi se volete venire a tirarci i pomodori a Vallelunga sabato 24 febbraio, sapete dove trovarci. Beh, ragazzi, ci vediamo quindi per la prima giornata in pista per lo Shakedown del 2024 a Vallelunga.